Vai. Siamo qui, Telerompo. Siamo Telerompo, purtroppo sì. Dobbiamo dare una brutta notizia, sì. Che una bambina si è fatta male in questo parco giochi dei giardini, su questa giostra girevole, diciamo. Ma perché? Perché qui, sia di pomeriggio che alla sera, ci sono dei ragazzi di 15-17 che fanno un po' i vandali e saltano sopra e probabilmente hanno spaccato questa giostra, nessuno si è accorto. In pratica questa giostra era un po' storta e c'era una fressurina e la bambina probabilmente si era caduta, non so come. Boh, comunque una comunque ha messo il ditino. Una disgrazia che secondo me sì. Anche lì si poteva un po' evitare, insomma, perché c'è parecchia gente che abita qua che più volte ha chiamato la polizia perché questi ragazzi fumano, gridano, bestemmiano. Sì. Fanno un po', insomma. No, ma diciamo che è venuta una un po' incavolata, sì, e poi anche un'altra signora che non possiamo dire i nomi, segnalato. Incavolata, che dice che ogni sera c'è qualche festa, ecco. Che c'è divertimento, sì, bottiglie, delle di schifezze. Infatti oggi ti hanno tirato una bottiglia. Esatto, mi hanno tirato una bottiglia. Ecco, questi giovani qua dovrebbero essere controllati. Mi meraviglio, questa giostra avrà un anno di vita. È chiaro che la manutenzione va fatta, però insomma se tu vedi che la giostra è tutta storta e balorda è meglio chiuderla, no? Prima di arrivare a questo punto. Senti un po', però a me mi dà anche fastidio che allora tu fermi le persone perché non hanno la mascherina, però quando che chiami la polizia non viene. La e questo non ha è detto giusto. Che ha chiamato più di qualche volta la polizia. La polizia e la polizia e non. Siccome probabilmente li conoscono e hanno capito che non c'è niente cosa fare. Non c'è niente, ma non possono fare quello che è vogliono. È la mancanza dei genitori, Roby. Ho capito, un però. Il genitore dovrebbe preoccuparsi dove va il figlio, cosa fa. Adesso andremo a vedere, ci sono sì. Dei cestini e sono buttate per però terra, diciamo che qua ci vuole più controlli. Questa sì, è la cosa molto importante. Ma addirittura ecco. Qua non c'è neanche la telecamera. Esatto. Hanno fatto la giostra nuova e non c'è la telecamera. Ma non c'è la telecamera da nessuna parte, no, no, caro. No, c'è una telecamera. Sei sicuro? Sì, però non inquadra qua. Vedi quel palo nero là. No, è inutile che me lo dici, sei tanto... No, ciao. Boh, tu non vedi. Sì. Andiamo a vedere, vieni. Andiamo a vedere. C'è una passeggiata. Vai. Questo è un parco giochi per i bambini anche disabili. Posso dirti una cosa? Sì, un parco giochi che grazie, mi ricordo a me, 20 anni fa, le mie battaglie, che sono andato in giro per tutto il Friuli Venezia Giulia per far vedere che c'era quel parco giochi per i bambini, finalmente l'hanno fatto e l'hanno inaugurato. Perfetto. Oggi invece siamo in questo brutto momento però che non va bene. Purtroppo, torno a ripetere, anche questi giochi dovrebbero essere controllati sì. Come hai la macchina che devi fare il tagliando, sì. Il collaudo, sì. Così anche i giochi. Ecco, adesso se vieni qua, Roby, ecco, ti faccio vedere, fai la curva larga perché sì. Se non ti inciampi. Ecco. Dove c'è questo faro, vedi? Sì. Ecco, sì. Lì sotto c'è una telecamera a 180 gradi, però da quella parte non prende perché c'è il palo, insomma, in pratica, ecco. Esatto. Quindi non si saprà mai come è successo, però comunque hanno già fatto, speriamo che riescano a ricucire il dito. Io spero di sì, però. Spero anche io. Ecco, però perché diciamo che mi dispiace. Sono cestini, vedi, qua sì. C'è un cestino, Roby. Sì. Più avanti c'è un cestino, vieni a vedere. Sì. E quello che è brutto, diciamo, qua è un bellissimo parco, insomma, però se non c'è il controllo lì c'è un altro cestino, guarda Roby. No, ma guarda, c'è sono parecchi cestini, sì, appunto, però è pieno questo. Sì, no, va bene, però Roby, sì. Però qua tu vieni su questa panchina e trovi, guarda, bottiglie di succhi di frutta, sì. Vieni qua, trovi le birre per terra, cioè io capisco che è bello far festa, ragazzi, però il cestino, guarda, è qua, bon, sarà anche pieno, però perlomeno si porta la roba qua e non se la butta per terra, no? Perché buttare per terra vuol dire essere incivili. Ecco, esatto. Spero di non beccarmi il virus. Ma spero, no, ma l'hai già beccato. Beccato. Sai cos'è? Che io spero di beccarlo anch'io, che così dopo sono libero per tutta l'Europa. Sono libero per tutta l'Europa. Ecco. Anche lì carte, sì. Cartine. Sì, è una schifezza, diciamo, no? Perché diciamo per i bambini vanno tutelati. Ma allora, manca ecco. Un po' di educazione civica, sì. Che forse a scuola dovrebbero insegnare. Il parco è casa tua, sì. Non penso che tu a casa tua butti per terra le birre, butti per terra. Qualcuno ci ha risposto di sì, probabilmente i genitori sono talmente stupidi che raccolgono le carte e le birre che buttano i bambini. Però chiediamo che se vengono chiamate le forze dell'ordine
in questo parco giochi. Io so stasera magari ci passeremo anche noi più tardi. No, ma io al limite passerei casomai domani pomeriggio. Ecco. Perché pomeriggio e ci possiamo fare un bel giro. Vista ai ragazzini, gli spieghiamo un po' come si vive. Sì. Se non ci tirano una bottiglia in testa. No, ma andiamo a vedere com'è la situazione. Beh, chi sono? Oggi hai preso una bottiglia, tu non ti sei accorto di chi ti è arrivata. No. Ti è arrivata. Allora domani pomeriggio ci impegniamo a fare questo passaggio con questi ragazzi, diciamo. Sì. E vediamo come si comportano, insomma. Però se la gente chiama la polizia, io capisco che la città è grande, c'è poca polizia, però perlomeno un passaggio, farsi vedere, insomma. Ecco. No, ma io sono dell'idea che tu controlli tanto certe cose e al limite vieni a controllare anche qua. Sì, Roby, però questo sono di questa idea. Ci sono delle realtà. Hai visto? E questa bambina povera, grazie a questi bambini che hanno rotto questo gioco. Esatto. Purtroppo scusa, lei ci ha messo un dito, io spero che riescano a ritaccarglielo. Sono bravi. Ma dici, sì, ma quello è sicuramente di sì. Io quando tu sei venuto qua mi hai detto così, io ho immaginato che una giostra girevole, probabilmente una manina, qualcosa. Io speravo proprio di no, ti dirò. Ma io te l'ho detto subito, ecco. Ho immaginato, poi quando ho visto i pompieri che alzavano per tirar fuori. Io spero che riusciamo a salvare la manina, questa povera bambina. Comunque chiudendo qua, Roby. Sì, sì. Andiamo verso. Sì. Manca un minimo di educazione. Sì. Perché buttare per terra le carte per me con il cestino. Io capisco, non ci sono i cestini. Ma ci sono, pieno. Sì, guarda, ce ne sono tre in giro di 50 metri. Ma guarda, una cosa. E non è ammissibile che mangiano e buttano tutto per terra. Sì, è una schifezza comunque. Però se ci sono più controlli, guarda, io ti dico che potrebbe. Abbiamo assunto dei vigili. Sì. Abbiamo assunto dei vigili sai, non è che possono fare i miracoli. No, non posso, però diciamo. Però che magari rafforza un po' il controllo. Però anche vedi, i vigili urbani. D'estate finiscono alle 22, d'inverno finiscono alle 19:30. Ma voi dovremmo finire a fare un turno più lungo, come che c'è a Trieste, a Udine. Non abbiamo tanti uomini che po' sono in ufficio, un po' sono sindacalisti, un po' qua. La realtà di Gorizia è gravissima, guarda. Non ti racconto il fatto di oggi, perché sennò facciamo una polemica. Però speriamo, torno a ripetere, che la bambina riesca. Ma sì, speriamo di sì. Adesso però, grazie al nostro servizio, diciamo che adesso ci saranno anche più controlli. Io invito il sindaco sì, ad avere molto, ma molta più accortezza. Attenzione, accortezza sia su come si comportano i giovani e anche su tutti i giochi, perché torno a ripetere. Un gioco dopo 8 anni bisogna revisionarlo, bisogna vedere, esatto. Ecco, insomma, dai, comunque. Però diciamo che hanno detto queste signore incavolate, che ha detto c'è, ci sono queste bande di sera saltano, di giovani che veramente. Una telecamera e andarli a prendere a casa per le orecchie e fargli vedere il filmato e dire ragazzi così non ci si comporta. Esatto. Se volete disfare qualcosa venite con noi alle casermette, vi diamo un bel piccone e via. Buttate giù le casermette così le risparmiamo anche sul discorso. Esatto. E lì si sfogano. Sì, sì. Ecco, potrebbe essere sì, un'idea, no? Esatto. Dai, chiudiamo, purtroppo è una brutta notizia, ma torno a ripetere, può succedere. Non dovrebbe succedere. Non deve succedere. Non dovrebbe succedere, ma purtroppo è così. Dai, speriamo bene. Dai, va chiudiamo bene. Qua. Te le rompo, a domani.